Poi l'anno scorso stava qua con noi per quell'altra grande manifestazione il 17 ottobre. Si ricorda che inventammo uno slogan che ha avuto successo non soltanto in Italia ma in tutta Europa: noi la crisi non la paghiamo. Peccato però che in quest'anno sia rimasto fondamentalmente uno slogan, perché i banchieri, i finanzieri, quelli che avevano accelerato la crisi, quelli che avevano derubato centinaia di migliaia di italiani, non solo non l'hanno pagata la crisi, ma hanno ottenuto il più massiccio finanziamento statale di tutta la storia, e contemporaneamente centinaia di migliaia di precari invece pagavano la crisi, perdevano il posto, 60.000 soltanto nella scuola, e qui approfitto per salutarli per la grande lotta che hanno fatto fino adesso e che continueranno a fare, per la presenza che hanno oggi, ma intanto questi posti sono stati cancellati. Non l'hanno pagata la crisi i grandi industriali, i quali blaterano di competitività e vivono di bassissimi salari e di finanziamenti statali che elemosinano tutti i giorni e che lo Stato indegnamente gli dà con l'accordo della maggioranza ma anche della sedicente opposizione, e non l'hanno pagata, l'hanno pagata invece gli operai, le centinaia di migliaia di operai che hanno perso il posto di lavoro oppure hanno una cassa integrazione in piccola minoranza, perché la grande maggioranza dei lavoratori che perdono il posto stanno nelle piccole aziende e non ce l'hanno la cassa integrazione. Non l'hanno pagata le mafie italiane, non solo le tre grandi mafie, ma anche tutte quelle occulte. Riportano i soldi in Italia, soldi sporchi di sangue e di merda, le riportano in Italia pagando la tassarella del 5%. E contemporaneamente invece salariati e pensionati non arrivano alla terza settimana anche quest'anno, è sempre peggio. Non l'hanno pagata, e questo forse è ancora più grave di tutti, non l'ha pagato il mondo politico istituzionale, quello che fa finta di litigare, quello che fa finta di scontrarsi, quello che litiga sul ruolo di Berlusconi, ma poi non riduce neanche di un euro le proprie spese che aumentano ogni mese e che inciucia, e soprattutto che vive di tangenti, di camorrismo effettivo, di presenza sul territorio in cui deruba il territorio ai cittadini italiani, e invece lo pagano i migranti, trattati in maniera indegna. Nell'ultimo corteo c'era un cartellone agghiacciante, ma vero, diceva: qui in Italia è meglio essere un cane che un migrante. Ed è vero, perché i calci che pigliano i migranti i cani non li prendono. Questa vergogna nazionale alimentata tutti i giorni, mentre 5 milioni di poveri disgraziati, gli ultimi della terra, vengono qui a mandare avanti la baracca Italia a salari la metà di quelli che dovrebbero ottenere, e per giunta prendono i calci del pacchetto sicurezza, che sono altri elementi repressivi che colpiscono tutti, ma in primo luogo loro. E di fronte a questa situazione ci troviamo pure presi per il culo. Ci troviamo Tremonti che dice: beh, è il posto fisso che dà la stabilità. E Berlusconi di rincalzo: certo, è il posto fisso. Berlusconi, tra un escort e l'altra, tra una prostituta e l'altra, tra un attacco ai giornalisti e un attacco ai magistrati, ha scoperto improvvisamente che se uno avesse il posto fisso starebbe in una situazione di stabilità. Ma nel frattempo centrodestra e centrosinistra hanno massacrato ogni diritto del lavoro e lo continuano a fare. È Tremonti che demagogicamente lo dice, non sono i D'Alema, non sono i Franceschini, non sono i Bersani, che anzi attaccano da destra Tremonti dicendo: ma che sei impazzito, come, so 10 anni che massacriamo il lavoro e precarizziamo e adesso torniamo indietro. Ma questa gente dove ha girato fino a ieri? Non lo sapeva prima che l'instabilità crea la disgregazione? E non è soltanto l'instabilità del lavoro, è l'instabilità del reddito, perché tu puoi anche avere un lavoro continuativo, ma se è un lavoro di merda... Scusate, saremo posti in mobilità, per cui 1400 persone che si ritroveranno da un giorno all'altro senza lavoro. Io dopo 30 anni, 35 anni di fabbrica, a 53 anni, il mio futuro quale sarà? Ma il mio futuro è come quello degli altri compagni che sono rimasti sul tetto questa mattina a presidiare la fabbrica. Noi questa mattina avevamo anche un incontro in regione, infatti una delegazione nostra è in regione per
per allargare la cassa integrazione a tutti quanti fino al 31 dicembre e per cercare di riportare la, la proprietà indietro, far togliere la mobilità, diciamo. Cosa che sarà molto difficile, credo. Infatti io, ecco, sono in attesa adesso di notizie dalla regione per vedere come si evolve la situazione. La nostra è una storia che parte dal 2004 con la vecchia proprietà, già con la vecchia proprietà Thomson, multinazionale francese. Scusate se faccio una cronostoria, però forse qui la maggior parte non conosce la nostra storia. Noi facevamo parte del gruppo Thomson, società multinazionale francese, che di punto in bianco ha deciso che